Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene. Ieri spiegavo il grande inganno di fare credere che uno Stato sia un'impresa e vada gestito come un'impresa. È un falso storico. Di qui le solite ricette del neoliberismo. Taglio di spesa pubblica e svendita di asset statali attraverso le privatizzazioni, al dogma, davvero smontato dalla realtà storica, della presunta efficienza del sistema privato su quello pubblico, in termini di servizi. Infatti, le conseguenze sono un aumento della disparità di reddito e di ricchezza tra i cittadini dello Stato. Il mito del mercato che si regola da sé, in assenza cioè dell'intervento pubblico in economia, è dimostrato dall'esplosione del coefficiente di Gini. Tale indicatore, che raggiunge valore zero in caso di piena redistribuzione di ricchezza e valore 1 in caso di totale disparità, cresce continuamente nei paesi occidentali e in particolare in Italia da troppi anni. Mi fermo qui perché questo è l'argomento di oggi, la ingiustizia. Questo coefficiente misura sostanzialmente la sperequazione, la mancanza di redistribuzione di ricchezza. Ebbene, quello che è successo con le politiche neoliberiste che vanno in moda nel pensiero unico neoliberista, che è quello che voi ascoltate dai telegiornali, che leggete sui giornali, bisogna evitare gli sprechi, tagliare la spesa pubblica, e la politica sprecona, è tutto, e abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, e la generazione precedente ha rubato il lavoro ai figli. Tutto questo mostruoso castello di menzogne è servito per trasferire la ricchezza dai poveri ai ricchi. Ecco il vero disegno di tutto ciò. Il vero disegno è quello di dare delle ricette che vengono vendute come le uniche possibili, come dei dogmi indiscutibili, cioè taglio di spesa pubblica, svendita di asset statali, abbiamo svenduto le strade, le banche, abbiamo svenduto tutto quello che era patrimonio pubblico, con un dogma, quello delle privatizzazioni. Tra l'altro il presidente del Consiglio Draghi fu il massimo autore di questa politica negli anni 90, quando era direttore generale del Ministero del Tesoro, di una presunta efficienza del sistema privato su quello pubblico, che in realtà è tutta da dimostrare, anzi è stato ampiamente dimostrato il contrario. Noi abbiamo avuto crollo di ponti, perdita di competitività, distruzione di valore di aziende statali, e questo mito del mercato che si regola da sé ha creato il fatto che ci sono sempre meno ricchi, molto ricchi, e sempre più poveri, molto poveri. Malvezzi Quotidiani. L'economia umanistica spiegata bene.